Amici del canale Vettorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Un video nuovo per le recensioni musicali, un video che parla finalmente della terza parte della trilogia dei Gemini Syndrome, che hanno fatto uscire il 22 di ottobre, quindi in tempi veramente recenti, l'ultimo album, Third Degree The Rising, appunto ultimo capitolo della trilogia, iniziato oramai nel lontanissimo 2013 con l'album Lux, che ha dato, diciamo, notorietà a questa band losangelina con soprattutto il singolo Stardust. Veniamo da un secondo album, Memento Mori, molto molto interessante, album che aveva già migliorato il precedente lavoro Lux, e concludiamo questa trilogia con The Rising, con un album ancora secondo me migliore rispetto al precedente. La base obiettivamente è sempre la stessa degli altri anni e degli altri album, quindi parliamo di un alternative metal classico senza troppi artifici, è un alternative metal paradossalmente molto immediato, eppure in questa immediatezza i Gemini Syndrome hanno continuato a coinvolgermi fin dai primi singoli annunciati. Sono già stati annunciati in realtà prima dell'uscita dell'album 5 nuove canzoni, in particolare la prima, Reintegration, era appunto l'anteprima di questo nuovo album The Rising. Già Reintegration era un pezzo che assolutamente mi aveva coinvolto per appunto l'immediatezza di questa semplicità dei riff. Dopo, questo è un format che si vedrà abbastanza spesso in realtà nelle varie track, un'introduzione abbastanza soft e lenta, fatta ovviamente con artifici in studio, si parte con dei riff molto aggressivi per poi dipanarsi nel resto della canzone, ed è appunto uno stile che si dipanerà nella primissima parte di tutto l'album, una prima parte che magari appunto tolto Children of the Sun, che non mi sembra una canzone per il momento degna di questo album, offre un panorama molto interessante. Mi hanno sorpreso anche i singoli che non sono stati annunciati, appunto oltre Reintegration, IDK e anche l'ultimo Die With Me, che è la canzone più commerciale, appunto singoli come Battles and Fire, molto interessante, e mi hanno anche sorpreso singoli che erano già stati anche annunciati che non conoscevo, vedi per esempio Absolution, che subito dal primo ascolto a caldo mi ha veramente fatto tornare magari a quei primissimi Gemini Syndrome che avevo imparato ad apprezzare appunto già ai tempi di Lux. È, come ho detto nel titolo, questo The Rising, la degna conclusione della trilogia per quanto riguarda appunto questo primo lavoro dei Gemini Syndrome. Certo, ci sono alcune canzoni che non sono niente di che, vedi per esempio le due ballate e anche le due canzoni strumentali, che in realtà per la lore dell'album hanno in realtà poca funzione, se non appunto quella di intermezzo in un caso e conclusione in un'altra, perché la seconda strumentale è Fiat Lux, che è la tredicesima e ultima track, ma per il resto appunto ci sono delle canzoni parecchio valide, ed è per questo secondo me che un album di questo tipo andrà a come dire posizionarsi, dovessi fare un'eventuale classifica, nelle prime posizioni, sicuramente un po' per l'hype che mi è stato creato attorno a questo album, per via che appunto io sono un fan di Gemini Syndrome, mi aspettavo veramente da tantissimo tempo questo terzo capitolo della trilogia, che doveva essere annunciato in realtà appunto al 2019, poi rimandato al 2020, per la pandemia rimandato al 2021 e finalmente uscito nella giornata di ieri. L'hype era tanto, i singoli annunciati mi hanno coinvolto tutti, dei tre principali, quindi Reintegration, IDK e anche Die With Me, posso classificare come peggiore Die With Me, perché quella magari un po' più commerciale, un po' più arrivabile, le altre sono un po' più magari ricercate nella loro semplicità, ma che a un orecchio come il mio hanno sicuramente coinvolto molto di più di una canzone appunto come la stessa Die With Me, che comunque non è una canzone brutta, certo ne ho trovate altre migliori, vedi per esempio la stessa Reintegration, ma anche IDK, che appunto anche nel pre-chorus ha una aggressività molto interessante, alla stessa Battles and Fire, a Absolution, che è un singolo annunciato che mi ero perso, ma che comunque anche quello è un singolo di maggior livello. Insomma, se su 13 canzoni me ne sono, diciamo, piaciute praticamente 9, direi che l'album è da promuovere a pieni voti. Appunto, tolgo magari le due strumentali che non mi hanno detto granché e le due ballad che magari stonano un po' rispetto allo stile di Gemini Syndrome che ero abituato a vedere, ma comunque questo Third Degree The Rising per me è un album da promuovere senza se e senza ma, d'accordo che io sono un fan. Questo beccherà veramente un votato nella classifica, perché appunto è ancora un miglioramento ulteriore rispetto a quel lavoro che fu Memento Mori di 5 anni fa, che già era migliore rispetto a Lux, l'esordio assoluto di questa band losangelina. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate di questa recensione musicale per quanto riguarda The Rising the Gemini Syndrome. Non sarà l'unico album di cui parlerò in questi periodi sul canale musicale, perché a ottobre sono usciti veramente album interessanti, vedi per esempio un nuovo album dei Terramaze, di cui
questo punto parlerò, perché anche quello mi è piaciuto veramente tanto. Parlerò anche dell'album di Sam Fender, 17 Going Under. Tutto questo sarà nei prossimi mesi nella programmazione del canale musicale, prima della consueta classifica di inizio anno 21, quindi al 1 gennaio 2022. In ogni caso, fatemi sapere cosa pensate di questa recensione musicale. Il saluto da parte di Vetorgard, ci vediamo al prossimo video e alla prossima recensione musicale. A presto ragazzi, alla prossima.